vista sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza sia dei deputati che dei soggetti auditi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. La Commissione prosegue oggi le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di distribuzione diretta dei farmaci per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche e di distribuzione per conto per il tramite delle farmacie convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, attuazione dell'articolo 8 del Decreto Legge 347 del 2001, Legge 405 del 2001. Partecipano all'audizione odierna Egualia Industrie Farmaci Accessibili, Michele Uda, direttore generale, Associazione Distributori Farmaceutici, Walter Faris, presidente, e Sindacato Unitario dei Farmacisti Rurali, Sunifar, Giovanni Petrosillo, presidente. Saluto i nostri ospiti ringraziandoli per aver accolto l'invito della Commissione a partecipare all'audizione. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, da contenere entro i 10 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati alle quali seguirà la replica dei soggetti auditi. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Michele Uda, direttore generale di Egualia. Prego. Buon pomeriggio, grazie, ringrazio per questo momento di confronto estremamente apprezzato su un tema direi di strettissima attualità, anche chiaramente dopo questi 2 anni di profondo cambiamento e stravolgimento del nostro Servizio Sanitario Nazionale a seguito della pandemia. Una premessa: Egualia rappresenta in Italia il comparto delle aziende farmaceutiche che sono impegnate nella produzione e commercializzazione di farmaci equivalenti, biosimilari e i cosiddetti medicinali a valore aggiunto, quindi medicinali sui quali la ricerca è continuata dopo la scadenza brevettuale. La nostra associazione rappresenta l'intero comparto, sono oltre 60 aziende, di cui la metà a capitale italiano, per un fatturato che supera i 3,5 miliardi di euro annui, 200 milioni di investimenti annui soprattutto nella parte produttiva, circa 15.000 addetti diretti e 40 siti produttivi dislocati sul territorio nazionale. Il nostro settore in Europa rappresenta ormai oltre il 65% di medicinali che sono dispensati ogni giorno nelle farmacie e negli ospedali europei. In Italia questa percentuale si riduce intorno al 35-40% a seconda ovviamente dei medicinali che si considerano nell'analisi, quindi quelli rimborsati e quelli non rimborsati, però è una quota che è cresciuta ovviamente in questi anni in maniera molto evidente. Stante l'obiettivo prioritario chiaramente di questa audizione, cercherò di andare immediatamente sul tema. L'obiettivo principale che noi in questi anni abbiamo posto nell'analisi costante di quella che è stata l'evoluzione delle forme alternative, lo ricordo, alla distribuzione convenzionata nelle farmacie, cioè la distribuzione diretta per conto, è sempre stato prioritario per le imprese che ovviamente nell'interesse del sistema sanitario garantire che tutti i medicinali regolarmente registrati e per i quali quindi sia stato negoziato un prezzo con l'Agenzia Italiana del Farmaco fossero presenti sul mercato e disponibili per i pazienti e per i medici. E questo con l'ulteriore finalità di consentire chiaramente alle imprese di competere e sviluppare il gioco competitivo per quanto ci riguarda dopo la scadenza brevettuale, tutelando da un lato al tempo stesso la produzione e l'occupazione del settore, che chiaramente ne risulterebbe compromessa nel caso in cui si frappongano degli ostacoli al mancato accesso al mercato. Ora, lo scenario di carattere generale, la modalità di erogazione dei farmaci in distribuzione diretta o in convenzionata rientra in generale nel tema, a nostro avviso, della governance del farmaco e nello specifico nella gestione della spesa farmaceutica. Molti auditi durante questa indagine hanno già sottolineato che nel periodo tra il 2015 e il 2020 in particolare si è assistito ad un aumento particolarmente significativo della distribuzione diretta per conto. Quest'ultima in particolare ha avuto un incremento di oltre il 30% di volumi, quindi di medicinali che sono transitati soltanto nell'ultimo triennio attraverso questa forma di distribuzione.
sul totale dei medicinali di diciamo classe A, quindi quelli rimborsati completamente dal Servizio Sanitario Nazionale, la spesa territoriale pubblica convenzionata è passata invece dal 22 al 37%, quindi segnando chiaramente una inversione di tendenza rispetto al passato. La spesa convenzionata, infatti, nello stesso periodo di tempo analizzato, si è ridotta dal 78 al 63%. Ora, è in questo passaggio che si è determinato, diciamo, sotto il profilo degli agglomerati di spesa, un aggravio della spesa per acquisti diretti, che, come noto, negli ultimi anni supera costantemente il budget che gli è stato assegnato, anche a causa di un finanziamento certamente non adeguato alle esigenze della spesa. A questo si aggiunge, le scelte regionali in materia di distribuzione tramite un ampliamento assolutamente non uniforme e in alcuni casi, senza controllo delle liste dei farmaci del prontuario per la continuità ospedale-territorio a categorie di, uso tipicamente territoriale per finalità di puro controllo della spesa. Questo ha prodotto spesso una, vera e propria sperequazione, territoriale a danno dei cittadini, riconoscendo di fatto diversi livelli di accesso alle cure in violazione del principio dell'universalità del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Ad esempio, vi sono intere categorie di medicinali, siano essi coperti da brevetto o ancora sotto protezione, per i quali, a nostro avviso, è opportuno impostare una classificazione che consenta un passaggio alla spesa convenzionata, tenuta anche in considerazione un elemento molto importante. Alcune di queste categorie, faccio un esempio molto pratico, i nuovi anticoagulanti orali o i farmaci antidiabetici orali, le cosiddette gliptine, stanno per arrivare alla loro scadenza brevettuale. Ora, in diverse categorie di farmaci che sono distribuiti oggi attraverso le forme alternative della appunto distribuzione diretta e per conto, spiccano farmaci di uso pluridecennale nella pratica clinica, prescrivibili o potenzialmente prescrivibili ormai quasi completamente dalla medicina generale e per la stragrande maggioranza dei casi a brevetto scaduto e con più farmaci equivalenti a disposizione. Ora, se noi partiamo, diciamo, da quello che è stato la genesi della 405, che è stata citata in premessa, relativamente ai prodotti dispensabili tramite distribuzione diretta, la legge indicava principalmente, seppur nel rispetto dell'autonomia regionale, alcune categorie di carattere generale, cioè i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, medicinali necessari al trattamento di pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale e farmaci limitatamente al primo ciclo terapeutico completo per il periodo immediatamente successivo alla dimissione da ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale. Ora, se voi vedete, in tale direzione si è pronunciata molto recentemente la nota 100 dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha ampliato la possibilità di prescrivere farmaci antidiabetici orali ai medici di medicina generale, rafforzando quindi il concetto secondo cui tutto ciò che è potenzialmente prescrivibile dalla medicina generale dovrebbe in linea teorica rientrare nel canale della farmaceutica convenzionata, quindi al di fuori di quelle forme alternative che sono la distribuzione diretta o per conto. La nota 100, come peraltro molte altre note recentemente aggiornate dall'Agenzia, non si propone solo di definire la rimborsabilità dei farmaci, ma è stata pensata come un documento di indirizzo che consenta di individuare la scelta terapeutica più appropriata per il singolo paziente in rapporto alle sue caratteristiche, al quadro clinico e ai fattori di rischio. In quest'ottica, il ruolo che giocano le farmacie è fondamentale, a cui, diciamo, protezione e valorizzazione significa garantire una reale difesa del diritto alla salute del cittadino. È grazie ai farmacisti, infatti, che è stato possibile consentire ai pazienti l'accesso in maniera più aperta a terapie che in passato risultavano particolarmente costose, anche attraverso la promozione della cultura dei farmaci equivalenti. Basti ricordare che sul totale dei medicinali di classe A rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, oggi oltre il 30%, quasi il 40%, sono medicinali equivalenti. Allo stesso tempo, però, il settore nella sua generalità è stato depauperato da un punto di vista industriale, così come ne è stata depauperata la farmacia in termini di prodotti disponibili, proprio per un ricorso indistinto e spesso distorto alle forme di distribuzione alternative alla convenzionata. Ora, le criticità delle attuali forme di distribuzione alternative alla territoriale, sicuramente in particolare la diretta, riguardano l'annullamento del rapporto frequente di fiducia tra il paziente, il medico e il farmacista, determinato dall'approvvigionamento di farmaci in un'unica soluzione a inizio del ciclo di terapia,
le criticità per il paziente che in moltissime regioni italiane spesso si trova costretto a recarsi presso le farmacie ospedaliere anziché le farmacie territoriali sotto casa, costi aggiuntivi per il sistema che moltissimi studi hanno tentato di portare alla luce senza purtroppo avere ascolto in questi anni e quindi di conseguenza soprattutto per quelle regioni che hanno scelto di fornire ai cittadini in un'unica soluzione tutto il ciclo di terapia e il rischio di mancata aderenza alla stessa. Un rischio di consumo di farmaci già erogati in caso di modifica della terapia, una conservazione dei farmaci spesso presso la abitazione dei pazienti in grandi quantitativi, quindi mai in maniera corretta, e un sovraccarico delle farmacie ospedaliere con la conseguenza di una disomogeneità generale. Ora, in conclusione, la legge di stabilità del 2014 aveva già previsto una revisione annuale del PHT da parte dell'AIFA con l'esclusione di tutti quei medicinali per i quali fossero cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte delle strutture pubbliche, in particolare la legge faceva proprio riferimento ai farmaci equivalenti. Questa disposizione, se applicata, renderebbe sicuramente il PHT flessibile in entrata e in uscita, ma di fatto non è attuata a causa dell'obbligo di invarianza di spesa che è stato imposto dalla normativa. Ora, a nostro avviso è necessario un riordino delle norme, che consenta prima di tutto di partire da un principio. Le forme di distribuzione alternativa nacquero per esigenze di monitoraggio dei pazienti e in parte di controllo della spesa. Oggi la stragrande maggioranza dei medicinali che possono essere, diciamo, gestiti dalla medicina generale e distribuiti in farmacia sono medicinali fuori brevetto, che hanno i medicinali equivalenti in alternativa, quindi la cui spesa si è ridotta in maniera drastica in questi anni. Quindi il presupposto del controllo della spesa viene meno, così come è venuto meno il necessario controllo della terapia stessa, tranne specifici casi. Quindi a nostro avviso i farmaci che possono essere prescritti dal medico di medicina generale, che siano specialistici o meno, dopo la necessaria valutazione da parte della CTS di AIFA, non dovrebbero essere compresi nel PHT, ma andare direttamente nel regime della spesa convenzionata, ancora di più quando il prezzo al pubblico di questi medicinali sia sotto una certa soglia. Considerate che a livello regionale spessissimo tutti i medicinali sotto i 30 euro fuoriescono dalla distribuzione diretta o per conto e vanno direttamente nella spesa convenzionata proprio per la compensazione in termini di costi. Il PHT a quel punto dovrebbe diventare, così come è stato immaginato all'inizio dal legislatore, un contenitore temporaneo di farmaci che hanno bisogno di una fase di monitoraggio e controllo, e al suo interno sarebbe opportuno valutare una distinzione tra quelli che per caratteristiche scientifiche e cliniche possono essere distribuiti direttamente in convenzionata e quelli che invece hanno bisogno di controllo e quindi possono ricorrere alla distribuzione tramite le farmacie per conto, quindi non ovviamente transitare per le farmacie ospedaliere. In relazione poi ai farmaci fuori brevetto, equivalenti, originatori che siano, in generale è necessario individuare un equilibrio riportandoli progressivamente all'interno del regime della spesa convenzionata e non nelle forme alternative, proprio perché sono cessate, come dicevo poc'anzi, i presupposti fondamentali che ne giustificavano la distribuzione nei canali alternativi. Ecco perché crediamo che questa indagine in questo momento sia particolarmente rilevante ed importante, perché consentirebbe, tramite chiaramente l'analisi che si sta conducendo, di individuare quelle categorie di medicinali che hanno delle caratteristiche tali per essere distribuiti in un verso o nell'altro, ma soprattutto destinare ai canali in maniera corretta le categorie di medicinali più giuste. Credo che il ruolo delle farmacie sia fondamentale, le farmacie in tutte le loro componenti, sia cittadine che rurali, indubbiamente possono giocare un ruolo sicuramente importantissimo. Grazie per l'attenzione e sono disponibile chiaramente per ogni eventuale approfondimento. Grazie direttore Uda. Do ora la parola a Walter Farris, presidente dell'Associazione Distributori Farmaceutici. Prego. Deve cortesemente attivare l'audio. Scusate, grazie Presidente, a lei e a tutta la Commissione per questa opportunità che ci è data di, come dire, dare il nostro punto di vista su un tema così, così delicato e così importante. Nella distribuzione per conto, così come disciplinata dalla legge 405 del 2001, il distributore intermedio è chiamato a gestire l'organizzazione logistica, lo stoccaggio e la distribuzione dei farmaci da cui proprietà sappiamo è in capo alle regioni e alle ASL. Il distributore intermedio è tenuto a stoccare
questi farmaci all'interno dei propri magazzini in aree riservate, delimitate e distinte, e risorse professionali debitamente formate e preparate sono adibite a gestire questi medicinali nel rispetto della vigente legislazione. Mi riferisco principalmente al decreto legislativo 219 del 2006 e le norme di buona distribuzione. I farmaci di distribuzione per conto conservati e consegnati a temperatura controllata sono quindi recapitati capillarmente dai distributori intermedi alle farmacie su tutto il territorio nazionale. Inoltre, un articolato sistema informatico garantisce l'integrazione tra l'operatività delle ASL, dei distributori intermedi e delle farmacie per efficientare il meccanismo ed evitare sprechi o altre inefficienze lungo la catena distributiva. Infine, queste piattaforme informatiche consentono la puntuale tracciatura dei medicinali, i cui flussi vengono comunicati sempre dal distributore intermedio dai magazzini al Ministero della Salute quotidianamente. ADF ritiene che la DPC sia un processo attraverso il quale si distribuisce non solo il farmaco per conto della sanità pubblica, secondo le modalità e le caratteristiche che ho appena descritto, ma un mezzo con il quale si articola un sistema di prestazioni che sostanziano la cosiddetta farmacia dei servizi e rappresentano uno strumento essenziale ed avanzato di supporto e monitoraggio della salute della popolazione in generale. Secondo alcune stime, attraverso il canale della DPC transitano ogni anno all'incirca 55 milioni di confezioni di farmaci che vengono consegnate alle 19.000 farmacie e queste, come dire, le dispensano ai cittadini e ai loro pazienti. Il loro valore è pari all'incirca 3 miliardi ed è significativo notare come purtroppo in questi ultimi due anni con la pandemia il valore in economico della DPC è aumentato fino addirittura al 21%, il che evidenzia come questa modalità distributiva sia stata largamente utilizzata per far giungere i medicinali, nello specifico del BHT, al paziente, superando le difficoltà poste dalla crisi pandemica che ci ha attanagliato in questi ultimi due anni. Ciò evidenzia l'innegabile valore sociale e sanitario del sistema, flessibile e plasmabile sui bisogni di salute della popolazione. Il legislatore ne è consapevole ed interviene di conseguenza. Infatti, il decreto legge 19 maggio 2020 numero 34, convertito in legge 17 luglio 2020 numero 77, stabilisce che le regioni possano provvedere a distribuire, nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, i farmaci della distribuzione diretta attraverso la distribuzione per conto, riconoscendone quindi l'utilità e in qualche modo potenziando il sistema stesso. La piattaforma logistico-distributiva della DPC è stata e rimane inoltre il sistema utilizzato per distribuire i vaccini anti-Covid-19 dalle farmacie ospedaliere a quelle territoriali e la successiva inoculazione alla popolazione, sempre utilizzando il canale e la rete dei distributori intermedi farmaceutici, ad ulteriore dimostrazione della centralità di questa infrastruttura nel sistema sanitario del paese. Il modello della distribuzione per conto infatti ha dimostrato la sua straordinaria e centrale efficacia, consentendo la consegna capillare su tutto il territorio nazionale di milioni e milioni di vaccini anti-Covid alle farmacie in tempi rapidissimi, senza interruzioni nella catena di fornitura e superando tutte le complessità logistiche e gestionali acuite dalla crisi pandemica. Il piano vaccinale messo a punto dalla struttura commissariale si è quindi concretamente realizzato grazie al sistema organizzativo della DPC, del quale i distributori intermedi sono parte integrante ed indispensabile. Sistema peraltro ampiamente collaudato e consolidato in più di 20 anni di esperienza. Vale solo la pena di ricordare che già prima dell'emergenza pandemica, in effetti il modello DPC, con la efficace ed efficiente sinergia tra ASL, distributori intermedi e farmacie, è stato determinante per mettere in sicurezza i cittadini nei periodi di campagne anti-influenzali con la distribuzione di milioni, milioni e milioni di vaccini appunto anti-influenzali. Lo scenario appena descritto dimostra quindi ampiamente l'efficacia ed efficienza della distribuzione per conto e di tutti gli attori che in essa sono coinvolti.
nella più ampia cornice sociale della gestione della salute della popolazione. Convivono tuttavia in questo sistema importanti variabili regionali derivanti da accordi tra regioni e farmacie, caratterizzati da diverse scelte organizzative e gestionali che, in ultima analisi, impattano anche sui costi del servizio distributivo e sulle remunerazioni agli attori della filiera. Occorre a tale proposito richiamare anche l'attenzione sulla differente propensione delle varie regioni alla spesa dei medicinali erogati sia in distribuzione diretta che quelli in distribuzione per conto. Da queste peculiarità discende, almeno per quanto di nostra competenza, la difficoltà a stimare la convenienza economica di modelli distributivi alternativi e di parametrarli a un benchmark di riferimento. Può essere invece utile, per rispondere anche e soprattutto alle domande dell'indagine conoscitiva, evidenziarne vantaggi o criticità rispetto alle istanze sociali sottese, quali i bisogni e le aspettative della popolazione e, in ultima analisi, il diritto alla salute dei cittadini. In questa prospettiva appare innegabile il valore della DPC e il contributo che ad essa viene fornito dai distributori intermedi. Questo flusso distributivo poggia infatti su un consolidato sistema di relazione ed organizzazione professionale tra distributori e farmacie territoriali, che rappresenta di per sé un valore aggiunto. Sistemi informatici connessi tra grossiste e luoghi di dispensazione, servizi di consegna molti giornalieri, strumenti di monitoraggio e tracciatura che ottimizzano i flussi dei farmaci, efficientano la distribuzione ed abbattono diseconomie e sprechi. Mi riferisco soprattutto al magazzinaggio, alle consegne, agli stock, ai resi. Il meccanismo della DPC solleva inoltre le strutture sanitarie pubbliche da oneri diversi ed ulteriori rispetto alla loro mission. Ci riferiamo alla gestione dei magazzini, per esempio, all'organizzazione ed evasione degli ordini, agli inventari di fine anno, tutte attività che vengono replicate e che potrebbero non essere effettuate. Ed evita una replicazione, come dicevamo un attimo fa, di medesime attività da parte delle varie ASL, con un significativo risparmio di tempi e di risorse professionali ed economiche. La DPC apporta, in ultima analisi, sostanziali vantaggi anche ai pazienti in termini di disponibilità ed accesso al farmaco. Gli utenti, infatti, trovando il medicinale in farmacia, non devono recarsi presso le strutture pubbliche con tutti i limiti e le difficoltà che l'operazione può comportare, specie per la popolazione più fragile ed anziana. Resta da valutare un'ulteriore non ultima implicazione della distribuzione per conto. La legge numero 69 del 2009 ha statuito che le farmacie possono erogare nuovi servizi in ambito sanitario ai cittadini, definendo così il nuovo modello della farmacia dei servizi, come ho citato precedentemente. Nel corso del decennio sono stati così avviati ed implementati numerosi progetti di salute e prevenzione che, nella collaborazione tra regioni e farmacie, hanno qualificato la sanità territoriale. Sostanzialmente tutte le regioni hanno avviato progetti di screening oncologici o servizi di automonitoraggio e gestione del diabete, per ricordarne solo qualcuno. Occorre chiarire, e ci teniamo, devo dirlo forte, che nessuno di questi progetti avrebbe potuto in concreto realizzarsi né avrebbe potuto appieno compiersi il modello della farmacia dei servizi senza la professionalità e le competenze della distribuzione intermedia farmaceutica, protagonista essenziale del modello medesimo, tutto questo con ricadute sociali davvero impattanti sul sistema sanitario. La DPC è il sistema che ha permesso alla farmacia dei servizi di esprimere tutto il suo valore sociale, ampliando la platea dei cittadini fruitori e facilitando l'accesso a fondamentali strumenti di salute e prevenzione a livello regionale. Senza la collaborazione tra distributori e farmacie territoriali, uniti nella distribuzione per conto, campagne vaccinali, screening di massa ed altri servizi realizzati capillarmente sul territorio non sarebbero stati neppure ipotizzabili. Certamente il modello distributivo appena descritto nel suo innegabile valore sociosanitario presenta alcune criticità, ma secondo noi sono superabili dall'esperienza maturata nel corso di questi anni di applicazione della legge 405. Si richiama a tale proposito l'ordine del giorno della Camera numero del 30 del 30-12-2001,
che, richiamando la necessità di riequilibrare la previsione normativa per consentire alle categorie dei farmacisti e dei distributori di partecipare alla stipula degli accordi regionali, impegnando il governo a valutare l'adozione di ogni iniziativa utile, anche legislativa, al fine di consentire alle rappresentanze dei distributori intermedi di partecipare alla stipula degli accordi regionali e favorire in questo modo una proficua interlocuzione a vantaggio dei consumatori finali. Io ho concluso, vi ringrazio molto dell'attenzione e resto a vostra disposizione. Grazie. Do infine la parola a Giovanni Petrosillo, presidente del Sunifar. Prego. Grazie Presidente, grazie per l'opportunità che ci è stata data di porre l'accento rurale a questo sull'aspetto della distribuzione diretta. Mi rendo conto che avendo già Federpharma nella sua rappresentanza generale, avendo già depositato la propria posizione, mi soffermerò soprattutto sull'aspetto della capillarità, sull'aspetto rurale, però ho voluto anche approfondire alcuni aspetti che su cui ci tenevo particolarmente a fare un focus, anche a vedere chiaro sui numeri. Quindi parto con la carta d'identità della farmacia rurale italiana. Siamo la Federpharma Sunifar rappresenta, è la sezione delle farmacie che rappresenta le farmacie rurali, quindi è parte integrante della Federpharma nazionale. Rappresentiamo 6.700 farmacie, possiamo far vedere la tabella, rappresentiamo 6.700 farmacie che sono le farmacie che stanno al di sotto, no, la prima, che stanno al di sotto dei 5.000 abitanti. Vedete la che succede? Ecco, ecco, perfetto. Siamo quindi 6.700 abitanti, scusate, 6.700 farmacie, sono le farmacie che operano per legge, parliamo della legge 224 del 68, sotto i 5.000 abitanti. Queste complessivamente servono 10 milioni di abitanti, con una media, vedete, di 1.493 media di 1.493 abitanti per farmacia. Tra queste, di queste, ben 2.000 che servono una popolazione di 2 milioni di abitanti, stanno nei paesini fino ai 1.500 abitanti e 4.200 sono le farmacie che stanno invece nei paesini fino ai 3.000 abitanti, quindi che servono una popolazione di 5 milioni di abitanti. Quindi vedete che sono farmacie piccolissime che arrivano in modo diffuso sul territorio, in modo capillare sul territorio. Bene, per concludere la carta d'identità delle farmacie, parliamo di cosa fanno le farmacie. Ecco, sono andato a vedermi nel 2021 tutte le 18.500 farmacie italiane, quindi comprese anche le urbane, hanno erogato ben 1 miliardo e oltre 1.050 milioni di confezioni in regime convenzionato, cui si devono aggiungere altri 55,5 milioni di farmaci nella in DPC. Ora, questa non è la consegna, semplicemente la dispensazione non è una consegna di una scatoletta, ma è la verifica di conformità delle ricette, sia dal punto di vista, diciamo, delle norme prescrittive, sia dal punto di vista della regolarità del rispetto delle regole convenzionali che determinano poi la rimborsabilità di queste confezioni. In alcuni casi addirittura ci spingiamo a verificare la congruità del piano terapeutico prescritto dallo specialista con la prescrizione del medico di base. Quindi vedete fino a che diciamo profondità di analisi viene fatta dalle farmacie del territorio, farmacie convenzionali. Poi ci sono tutti gli obblighi informativi nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e Finanze nel trasmettere puntualmente per ogni confezione, le farmacie trasmettono tutti i dati relativi al medico che ha prescritto quel farmaco, all'assistito che ha ricevuto quel farmaco, a tutti i dati economici della tariffazione. Quindi vedete che una
diciamo, è un'attività completamente tracciata e svolta con un alto profilo professionale. Bene, allora la mia ricerca che ho fatto proprio in occasione di questa audizione è stata sui farmaci della diretta, ma sono andato a vedere non tutti i farmaci della diretta, perché farmaci della diretta vuol dire farmaci consumati all'interno dell'ospedale, farmaci specialistici, farmaci invece quelli che potremmo dispensare noi sono un altro tipo di, cioè una quota di farmaci della distribuzione diretta. E qual è questa quota? E sono i farmaci prescritti in sede di dimissione, i farmaci del primo ciclo, i farmaci del PHT ma consegnati a pazienti non ricoverati, sia da parte degli ospedali, sia da parte delle strutture sanitarie. Ecco, questa è, e poi lo dimostro anche, questi sono farmaci, come lo dimostro? Perché sono farmaci appartenenti alla classe A e appartenenti alla fascia A con nota, quindi sono farmaci che possono essere erogati tranquillamente in regime convenzionato. Allora, quanti sono questi farmaci? Passiamo alla slide successiva. Allora, noi parliamo di poco meno di 40 milioni di confezioni. Vedete, lo vedete in terza colonna. Sono 39 milioni e 744 confezioni. Allora, la cosa interessante è che se io valuto e mi trovo perfettamente in sintonia con quello che hanno detto i precedenti relatori, se io vado a fare un rapporto tra le confezioni erogate in ogni regione e la popolazione pesata, quindi sono dati documentati, perché allora l'estrazione di questi dati, di questi 39,7 milioni di farmaci viene da IQVIA, e la popolazione pesata l'ho ricavata dall'osservatorio OSMED 2021. Ebbene, vedete la variabilità che c'è in ultima colonna a livello regionale. Noi andiamo da 267 confezioni per 1000 abitanti della Lombardia a ben 1526 confezioni per 1000 abitanti delle province autonome di Trento e Bolzano messe insieme, su una media di 666, quindi vedete 666 a livello nazionale, quindi vedete che variabilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto vuol dire che la distribuzione diretta non è indispensabile, perché se prendiamo la prima riga è quella della Lombardia, dove il modello è sempre detto e riconosciuto modello eccellente, il fatto di dispensare solo 267 per 1000 abitanti non è a questo punto sicuramente un indicatore negativo, anzi direi il contrario. Ecco. In secondo luogo dobbiamo purtroppo riconoscere, e questa è un'altra ricerca che ho fatto, che non c'è una proporzionalità diretta tra il volume di farmaci della dispensazione diretta e il risparmio. E lo vediamo nella slide successiva. Guardate, vedete, questo è un grafico che io ho ricavato dal monitoraggio della spesa dei farmaceutica gennaio-dicembre 2020 di AIFA. Ok, si tratta, ecco, un difetto, noterete, si tratta di due anni diversi, ma le condizioni non cambiano molto di anno in anno. Allora, io qui vorrei far notare che non c'è, ripeto, una proporzionalità diretta. Tanto è vero che regioni tipo Abruzzo, tanto per fare nomi e cognomi, Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche, stanno al di sopra della media nello scostamento. Qui in ultima colonna a destra si vede lo scostamento, forse dovrei spiegarla meglio questa tabella. Allora, qui AIFA ha messo in colonna il Fondo Sanitario Nazionale in prima colonna, poi
Poi vedete che c'è nella colonna C la spesa convenzionata, nella colonna D la spesa per acquisti diretti, okay? E quindi c'è nella colonna E, che è la C più D, c'è la somma della convenzionata più gli acquisti diretti. Quindi di fatto in ultima colonna c'è lo scostamento rispetto al Fondo Sanitario Nazionale, il valore dello scostamento regione per regione, ma lo scostamento dovuto sia alla diretta sia alla convenzionata. Quindi noi dovremmo aspettarci che chi era virtuoso, cioè se l'indicatore di virtuosità, permettetemi la parola, della regione è chi fa più diretta più risparmio, qui dovremmo trovare una situazione completamente diversa. Invece noi ci troviamo, come dicevo prima, Abruzzo e Molise, Toscana, Umbria e Marche sono regioni che stanno al di sopra della media dello scostamento nella somma delle spese, come stanno al di sopra della media della distribuzione diretta della slide precedente. Questa è, diciamo, lo smonto, il contrario, diciamo la tesi contraria rispetto alla distribuzione diretta fa bene, la distribuzione diretta fa risparmiare. Ecco, da ultimo non si deve trascurare, qui parlavo della capillarità, parlavo dell'atteggiamento dell'aspetto rurale, di ruralità, non si deve trascurare come questa grande disomogeneità di livello regionale, torniamo a quella precedente, abbia un impatto enorme, enormemente differente sui diversi cittadini delle diverse regioni, considerando, poi lo dirò nell'ultima parte, come ha impatta su determinati oneri di costo a carico del cittadino. Allora, la soluzione qual è? La soluzione l'hanno già detta i relatori che mi hanno preceduto, la soluzione è la distribuzione per conto. Andiamo alla slide numero 4, sì. Ecco, qui noi abbiamo messo in fila il trend dal 2012 al 2021 dei tre canali di spesa. La spesa convenzionata, che vedete quella più in alto, quella grigia, che ha una compressione continua, e la blu è la distribuzione diretta e la rossa è la distribuzione per conto. Quindi vedete come, a fronte di una compressione continua della spesa convenzionata, sono cresciute direi uniformemente la distribuzione per conto, e con un balzo dagli anni 2015 a 2019-2018 la distribuzione diretta. Che poi faccio notare, distribuzione diretta, come aveva detto il dottor Uda, ha avuto invece la distribuzione diretta un rimbalzo negativo. Questo è successo in modo clamoroso nel 2020. A dimostrare cosa? A dimostrare che con la pandemia i cittadini non potevano andare in ospedale a ritirare i farmaci e non ci andavano volentieri. E questo a dimostrare che l'ospedale non è il luogo per distribuire i farmaci al pubblico. Ma questa cosa volevo far notare ancora di più, ulteriormente, che questa leggera riduzione si era già manifestata nel 2019, quando ancora non c'era la pandemia. E quindi questo meccanismo dà l'impressione che sia, a parte questa ulteriore ripresa del 2021, pare che ci sia si sia giunti a livello di distribuzione diretta il massimo possibile che possano fare le farmacie ospedaliere. Ma perché le farmacie ospedaliere? Ma perché è chiaro, perché ci vuole un'organizzazione, perché ci vuole personale per la distribuzione, perché ci vogliono gli spazi, perché ci vuole il consenso del cittadino. Quindi io direi che quasi in modo naturale si sta riducendo la distribuzione diretta
a dimostrazione che si è arrivati all'impatto massimo possibile gestibile a livello di ospedale. Tanto è vero che io ho sentito da precedenti audizioni autorevoli rappresentanti dei farmacisti ospedalieri che stanno proponendo molti modelli alternativi, per forza, perché se il cittadino fa fatica ad andare in ospedale a prendere i farmaci, se è vero che siamo a un livello massimo di tolleranza dal punto di vista logistico, e allora bisogna trovare modelli alternativi. I modelli alternativi di cui ho sentito parlare sono quelli della consegna a domicilio del farmaco. E ho sentito citare consegna a domicilio grazie alle risorse del PNRR. Così, voglio dire, si va a impattare negativamente su due aspetti. Prima di tutto, oggi assorbiamo risorse del PNRR, ma mettiamo insieme dei modelli che poi non sapremo se saranno autosostenibili dopo che le risorse del PNRR finiranno, perché quelle finiranno. E il concetto del PNRR è proprio quello, creare dei modelli che poi si autosostengano, che stiano in piedi da soli, prima di tutto. Perché questo vuol dire ovviamente aumentare i costi della distribuzione. E in secondo luogo si crea una situazione veramente negativa dal punto di vista del rapporto professionista-cittadino, professionista-paziente, in quanto tra professionista e cittadino che consuma il farmaco ci mettiamo un soggetto che deve consegnarlo, quindi un vettore, per dirla in modo brutto. Allora, si dirà, sì, però la distribuzione diretta fa risparmiare in assoluto. Allora, abbiamo già dimostrato prima come alla fine bisognerebbe andare a verificare all'interno di quello che succede nei tre canali per capire effettivamente se la distribuzione diretta in assoluto fa risparmiare. Ma io vorrei dire che la distribuzione per conto costa poco di più della diretta. Questo perché? Perché intanto il costo dell'ex factory è lo stesso della distribuzione diretta, perché arriva, viene consegnato in farmacia, ma la proprietà del farmaco è dell'azienda sanitaria che l'ha comprato con le gare, esattamente come per la distribuzione diretta. E c'è quel qualcosa in più che è la fee che viene riconosciuta per l'atto professionale del farmacista nella dispensazione del farmaco. Ma se noi calcoliamo due cose, primo, io nel documento, adesso qui non lo cito, ma nel documento quello che dico ho citato le fonti, quindi parlo di questo 1,83% come indice di costo della distribuzione diretta, che è un dato dichiarato dal Ministero della Salute. Allora, se noi al costo della distribuzione diretta, cioè dell'acquisizione del farmaco per gara, ci dobbiamo aggiungere questo 1,83% del costo, e in più se ci aggiungiamo i costi sociali che non vengono mai caricati ma sono sulle spalle dei cittadini, e allora forse vediamo che, ragionando non in termini di elementi della fatturazione, sommatoria dei costi fatturati. Dottor Pietrosillo, mi scusi ragionando... se la interrompo, però dobbiamo andare in conclusione dell'intervento, cortesemente. Ho terminato. Niente, quindi dicevo, andiamo veramente verso un risparmio anche per i costi diretti. Concludo con quattro velocissimi punti. Dal punto di vista professionale, della dotazione tecnologica, le farmacie sono perfettamente in grado di erogare i farmaci della distribuzione diretta che non necessitano di somministrazione in ambito protetto. Secondo, la loro presenza capillare è a garanzia di un pari livello di assistenza anche nelle aree più isolate del paese e non presenta alcun limite di capacità distributiva. Terzo luogo, la distribuzione è indubbiamente applicata con enorme variabilità regionale e la distribuzione attraverso le farmacie riduce questo gap, e quindi diciamo che creare modelli, questa è una domanda che faccio a me e rimando a voi per finire, creare modelli paralleli, alternativi alla rete delle farmacie non ha praticamente, la domanda è, ha senso ristrutturare, rinforzare,
reti parallele a quelle delle farmacie che già sono sul territorio e che grazie, già grazie dottor Petrosillo, grazie per il suo intervento. Grazie a voi, scusate la lunghezza, ma è il tema che prende. Grazie, chiedo se vi siano domande da parte dei deputati. Onorevole Lapia, prego. Sì, Presidente. Io... Poi Gemma, un attimo, l'onorevole Lapia, prima. Grazie, prego. Presidente. Ah, chiedo scusa. Dottor Petrosillo, chiedevo un chiarimento per quanto riguarda il riferimento alla tabella 3. Vedo che la Sardegna, la mia regione, ha i costi più alti per quanto riguarda gennaio-dicembre 2020. Mi chiedevo come vengono ottenuti, per quanto riguarda il monitoraggio della tabella della spesa farmaceutica, in base a quali indicatori si fa riferimento e come si ottiene l'ottenimento, quali coefficienti, in base a come si ottiene si ottengono queste cifre, perché io sinceramente non l'ho capito bene, quindi vorrei chiedere se mi spiega questa tabella e sì, come mai la Sardegna è prima in base a tutte le altre regioni. Grazie. Onorevole Gemmato, allora, prego, la replica dopo le domande dei colleghi. Onorevole Gemmato, prego. Sì, grazie Presidente. Un attimo che mi collego, ecco qui. Innanzitutto un ringraziamento al dottor al dottor Fardis e al presidente per le relazioni che in definitiva convergono su quella che è l'impianto della indagine conoscitiva, ovvero sul fatto che oggettivamente esiste una difficoltà d'accesso al farmaco legato alla distanza dal sito di distribuzione dello stesso, possono esistere e sussistere problemi di compliance nell'assunzione del farmaco, quindi con mancata aderenza terapeutica. Soprattutto esistono anche dei costi sociali che minimizzano, a mio avviso, quello che è l'unico punto a favore della distribuzione diretta, ovvero un presunto risparmio. Sommando i costi diretti e quelli indiretti, oggettivamente ci troviamo a trarre queste conclusioni. Ora, ringrazio in particolare il dottor Petrosillo, lo dico da farmacista urbano, per il fatto che soprattutto durante la pandemia la presenza della straordinaria rete di farmacie rurali ha consentito allo Stato e quindi all'assistenza sanitaria nazionale di ramificarsi fino all'ultimo dei comuni, dei piccoli comuni. Ho letto la tabella prodotta dove sostanzialmente si segmentano quelli che sono le farmacie rurali. Pensare che vi è una croce verde, un camice bianco anche in comunità di poche centinaia di persone, ovviamente rende il tema, rende la forza e il valore di una categoria professionale che riesce ad arrivare fino in fondo e riesce a servire anche gli ultimi della nostra nazione dal punto di vista ovviamente geografico e non solo. Mi scuserete per questa digressione. Ora la domanda è questa. Fondamentalmente ho sentito che sostanzialmente riflessioni fatte sostanzialmente si guardava alla DPC come un possibile soluzione del problema rispetto alla diretta. La domanda che faccio è: ma la nuova remunerazione di cui si sta parlando ovviamente negli ultimi sei mesi può essere utile e sostanzialmente congeniale al fatto che questi farmaci, che condivido la diretta e la DPC, sicuramente il canale di elezione deve essere quello della DPC, ma con la nuova remunerazione non si può immaginare anche di poter far passare delle molecole in distribuzione convenzionata nelle farmacie private? Quindi è una domanda che faccio un po' a tutti quanti e ovviamente ringrazio e mi scuso per essere stato un po' lungo nella domanda e nella riflessione. Grazie. Grazie onorevole Gemmato, non mi sembra che ci siano altre richieste di intervento, procediamo con le repliche seguendo lo stesso ordine precedente, quindi diamo la parola a Michele Uda, prego. Grazie mille per questa opportunità di replica e confronto. Quest'ultima domanda dell'onorevole Gemmato credo che sia molto importante, perché nella mia relazione iniziale io ho tenuto a sottolineare questo aspetto. Per come è nata la legge 405 che prevedeva le due forme alternative alla convenzionata, e lo sottolineo, alternative alla convenzionata della distribuzione per conto e per la DPC, la risposta alla domanda dell'onorevole Gemmato è assolutamente sì, perché il punto è questo. Nel momento in cui negli anni, lo ha fatto vedere prima il dottor Petrosillo molto bene, si è svuotata la spesa convenzionata e di conseguenza anche i medicinali distribuiti in convenzionata,
e si sono incrementate in maniera molto forte la distribuzione diretta e progressivamente nel tempo la distribuzione per conto, questo è andato di pari passo con la scadenza brevettuale della stragrande maggioranza delle categorie terapeutiche che poi hanno visto l'arrivo di farmaci equivalenti. Oggi il 90%, oltre il 90% dei medicinali distribuiti in farmacia sono fuori brevetto. Quindi, laddove non ci siano delle necessità di controllo del paziente per le caratteristiche cliniche e per la tipologia di farmaco, laddove non ci sia necessità di controllo della spesa perché sono tutte molecole già scadute di brevetto che vedono la competizione, non ha alcun senso, a nostro avviso, che queste molecole permangano neanche nella distribuzione per conto, dovrebbero transitare direttamente nella distribuzione convenzionata. Questo perché, tra le altre cose, lo provano molte delle scelte che diverse regioni italiane hanno fatto, che anziché guardare alla molecola, l'unica cosa che hanno guardato è stato il livello del prezzo al pubblico. Sotto una certa soglia le hanno passate direttamente in convenzionata, proprio perché quel equilibrio di costi diretti e indiretti di cui si parlava poc'anzi non giustifica più le forme alternative. Ecco perché è importante, questa diciamo indagine ne dà assolutamente prova, la necessità di fermarsi ad analizzare che cosa è contenuto in questi flussi. Nel momento in cui si analizza il contenuto di questi flussi si capirà ciò che con molta tranquillità può passare in convenzionata. Chiudo, non dimentichiamoci, rispetto alla tabella di cui prima, in cui la Sardegna, che è anche la mia regione, risulta tra le prime per sforamento della spesa per acquisti diretti, attenzione perché la spesa per distribuzione diretta e per conto va a sommarsi alla spesa ospedaliera sotto il canale e il tetto della farmaceutica per acquisti diretti. Quindi ogni qualvolta quell'agglomerato di spesa aumenta, si determina il meccanismo del payback, che al 50% è pagato dalle regioni e al 50% è pagato dalle imprese. Immaginate imprese come le nostre che producono farmaci equivalenti, vendono questi medicinali in ospedale in gara, si trovano anche alla fine dell'anno a pagare il payback. È un controsenso senza alcun motivo. Invece la spesa convenzionata, che è perfettamente sotto controllo, con addirittura uno spazio di avanzo che le regioni utilizzano per tanti scopi, spesso non per la distribuzione dei medicinali, ecco, il transito di queste molecole troverebbe sicuramente spazio anche in termini economici senza variazioni sostanziali della spesa sanitaria pubblica. Grazie, passo la parola a Walter Farris per una breve replica. Prego. Sì, grazie. Brevissima. Io credo che la risposta è sì, questo transito ci può essere assolutamente, convengo anche con il collega. D'altronde dal nostro punto di vista non cambiano, come dire, la griglia degli effetti e delle normative che noi dobbiamo rispettare nel momento in cui ci occupiamo dell'organizzazione, la gestione dei magazzini e dei medicinali. Per cui devo dire, appunto, dal nostro punto di vista la risposta è sì, ma non ci cambierebbe nulla dal punto di vista del lavoro. Si tratta di capire l'impatto di questi farmaci nuovi, quanto possono avere per il tipo di maneggevolezza che ovviamente ci potrebbero presentare. Tutto qui. Grazie, do infine la parola a Giovanni Petrosillo, prego. Sì, cerco di essere anch'io brevissimo, allora, molto sintetico. Allora, riguardo alla domanda dell'onorevole Gemmato, direi sì, ma in parte. Cosa vuol dire? Nel momento in cui la differenza la fa l'ex factory, e siccome in convenzionata le farmacie continuano a pagare il 66-65% come ex factory, è chiaro che laddove le aziende hanno le aziende sanitarie hanno degli sconti che vanno almeno del 16% e oltre, è chiaro che quel 16% va a impattare enormemente sul costo del farmaco per il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, se si abbassa il margine della farmacia, certamente ci si avvicina alla possibilità di andare in convenzionata per determinati farmaci. Ma con gli sconti che le aziende fanno a livello di gare, sarà difficile che possa tutto poi passare in convenzionata. Per quanto riguarda la domanda invece sulla Sardegna, io spiego che questa è una tabella che io ho ricavato semplicemente dal monitoraggio della spesa gennaio-dicembre 2020 che periodicamente pubblica l'AIFA. Allora la spiego meglio.
le regioni sono ordinate secondo lo scostamento rispetto al Fondo Sanitario Nazionale assegnato ad ogni singola regione. Quindi la Sardegna ha avuto, per quanto riguarda i farmaci, questa assegnazione di 3,2 miliardi. Ebbene, poi si va a vedere nella spesa convenzionata sommata alla spesa per acquisti diretti, che, come diceva il dottor Uda, la spesa per acquisti diretti riguarda sia le somministrazioni in ospedale, sia diretta, quella che ho spiegato prima io, sia anche la distribuzione per conto, si arriva a questi 590 milioni di spesa complessiva, che costituiscono il 18,37%, che costituisce il 18,37% rispetto al fondo. Quindi lo scostamento viene poi registrato rispetto al fondo assegnato alla Sardegna. Quindi è sostanzialmente la dimostrazione di una spesa che va rispetto alla media nazionale, rispetto agli indicatori, e va oltre, quindi si spende di più probabilmente in questo caso anche in convenzionata oltre che in diretta. Ecco, questo lo devo dire in modo chiaro. Grazie, ringrazio ancora una volta i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione odierna. Buona giornata. Grazie a voi tutti. Grazie a voi tutti. Grazie.